ho ancora sonno. Per forza. È provato che il momento di alzarsi è quello in cui si ha più voglia di dormire. Ergo, l'uomo dovrebbe aspettare di alzarsi prima di andare a dormire. Ah, che idiozia! Qualche volta ci rimetto la mascella. Deve essere la digestione. Ne parlerò col signore. Perché il vantaggio di essere al servizio di un medico è che c'è sempre un medico al proprio servizio. E a me, a me fa comodo. Anche perché dice che ho un temperamento cagionevole, che sono nervoso, linfatico. L'ha detto lui. Eh sì, è ora di svegliare il signore. Ma che strano però. La signora dorme di qua e il signore dorme di là. Stanze separate. Ma perché sposarsi allora? Pare si usi così nell'alta società. Con permesso. Signore? Signore? Niente, dorme solo. Oddio! Stefano! 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 Mio marito si è svegliato? No, no, cioè, sì, sì. Che vuol dire no, no, sì, sì? Stefano, la sua confusione mentale mi sorprende. Che cosa? La mia? Mi guardi bene, signora? Le sembro confuso? Eh sì! No, no, non entri. E perché? Perché? Ma perché? Perché il signore sta male. Oddio, come sta male? Quando dico che il signore sta male, intendo dire che ho aperto la polvere per far entrare le finestre. Insomma, facevo la stanza. Ma cosa stai dicendo? Mio marito sta male, lei spalanca le finestre! E gli sta bene. Io ho fatto quel che ho potuto. Oh, il signore finalmente. Arrivo, arrivo. Ah, prima che mi becchino di nuovo al ballo dell'opera. Dunque il signore non è rientrato questa notte. La signora se n'è accorta. Beh, sì. Prima che mi becchino di nuovo al ballo dell'opera. Ma non è bello ciò che ha fatto. Non è bello ciò che è bello. È bello ciò che piace. Se solo il signore volesse ascoltare il consiglio di un amico. Amico? Quale amico? Ma io, signore. Ah, Dio mi guardi bene dagli amici. Chiudere le finestre d'estate ti sembra una cosa normale? Se mi beccano ancora al ballo dell'opera. Ah, dunque il signore è stato al ballo dell'opera. Fatti i fatti tuoi, tu, eh? E apri le finestre la sera. Il signore ha passato una notte di bagordi. Dunque è più colpevole di una finestra chiusa. Quello è stato il capriccio della signora Ben, donna di demoniaca bellezza, che mi prende, mi turba, mi trascina, mi fa fare tutto quello che vuole, capisci? Basta così, signore, prendo congelo. No, resta con me e bevi l'amaro calice fino in fondo. Devi sapere che da ben 2 mesi io mi tengo a disposizione per accompagnarla a mostre canine, corse di velocipedi, con il miraggio di un onesto abbandono. Ma cosa dico? Un contatto qualsiasi. E mi tengo a disposizione anche come medico di tutta fiducia. Visite settimanali per un falso pedicello, per un finto occhio pollino, per una febbre terzana falsa. Falsa. Falsa come Giuda. Tutte cose da cui io l'ho guarita. Però lei ritorna, provoca, insiste con il ditino bucato da un rametto di rose, con un soffio al cuore malato d'amore. Perché?
Per chi? Per chi? Per chi? Ma come per chi? Per me, no? Troglodita! Finalmente ieri mi fissa un convegno d'amore. Mi dice, stanotte, a mezzanotte, al ballo dell'opera, vi aspetti all'entrata. E io lì, in frac, puntuale, carico come una pistola da duello. Ho aspettato fino alle 3, come un imbecille. E allora torno a casa, no? Stanco, distrutto, rabbioso. Arrivo davanti al portone, dimenticata la chiave. E come suonavo senza svegliare mia moglie? Già, e come suonavo? Come suonavo? E non potevo, no? Cavernicolo! E allora cerco di salire in terrazza. Mi arrampico e casco, mi riarrampico e ricasco. Alla fine salto dentro, arrivo davanti alla finestra e che cosa trovo? La finestra chiusa. Ma come ti è venuto in mente chiudere le finestre d'estate? Una notte alla ghiaccio è micidiale. Eh sì, davvero micidiale. Sì, sì, micidiale, micidiale. L'umido mi ha mangiato le ossa. Mi sta per venire una broncopolmonite. E poi mi sa che mi sono anche slogato un piede. Ah! Anzi, mi sa che è rotto, eh. Bisognerà chiamare un medico. Mi permetto di rammentare al signore che lei è medico. Ma qui si tratta di una cosa seria. Oh, beh, allora. Ma non hai niente da fare in cucina? Vado a dare ordini. Vai. Ah, Yvonne, Yvonne, Yvonne. Se mia moglie mi lascia è un disastro. Il divorzio sarebbe la fine della mia carriera. Dove hai passato la notte? Oh, tesoro, ti sei svegliata presto. Dove hai passato la notte? Dove ho passato la notte? E vado a Bassinet. Non ti ho detto ieri vado da Bassinet? E hai passato la notte da Bassinet? Sì. Tu non sai in che stato è Bassinet? È vero? Ma sì, e ho dovuto pure vegliarlo. In frac? Sì, in frac. Ah, ma tu, tesoro, vuoi sempre sapere tutto? Devi sapere che Bassinet è talmente malato che la minima emozione potrebbe ucciderlo. E allora, così, per nascondergli la verità, abbiamo organizzato una seratina da lui con un gruppo di medici. Con un gruppo di medici? Sì, in frac. Un consulto in frac. E abbiamo anche ballato, eh? Sì, sempre per il fatto di nascondergli la verità. E così ballando, ballando e canterellando. Canterellando? Ma sì, è brutta la sua cera, non dura fino a sera. Sugli ultime sue ore siamo certi che ci muore. Sì, 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 sì. Ah, che farsa! Che farsa? Ma sì, nella tragedia, no? Tesoro mio, devi sapere che noi medici qualche volta siamo costretti ad ingannare il malato. A fin di bene, eh? A fin di bene! Veramente geniale! Ma che geniale! E così Bassinet è conciato male. Conciato male? Ma Bassinet è finito! Il signor Bassinet! Che diavolo se lo porti! Buongiorno, dottore! Buongiorno, buongiorno, Bassinet! Non dica niente, lei è malato! Come? No, no, non è possibile, sto benissimo! E come sta, signor Bassinet? Malissimo! Il signor Bassinet sta malissimo! Le dico che lei è malato! Ma perché vuoi che sia male quando lui stesso dice che sta benissimo? Ma cosa ne sa lui? Non è mica un medico lui? No, ti dico, è spacciato! Cosa? Io sono spacciato? Sì, soltanto che le abbiamo voluto nascondere la verità! Come? Ma non è possibile, scusi. Eh sì, signor Bassinet. Altrimenti perché mio marito avrebbe dovuto passare la notte accanto a lei? Lei ha passato la notte accanto a me? Sì, sì, possibile che non se ne sia accorto. Assolutamente no. Lascialo stare, non vedi anche tu che delira. Se lei continua così io sono rovinato, eh? Su, coraggio, signor Bassinet. Sicuri, sicuri. Ma che sicuri, sicuri, sei in agonia. E dura da un bel po' questa agonia. È un'agonia cronica, va bene? Si consoli, sono le meno mortali. Sono sicura che mi tradisce, mamma. Ma Bassinet, ma quale insensibilità? Ma se io la metto in agonia, abbia almeno il buon senso di rimanerci, no? Ma scusi, non permetta. L'ha invitata qualcuno stamattina? No. Aveva forse un appuntamento con me? No. E allora, non si viene in casa di chi l'ha presa come scusa per inventare una balla? Ma è una balla! Ma se me lo diceva prima, scusi! Oh, certo che con lei bisogna sempre mettere i puntini sulle i! Ma scusi... Beh, allora? Allora, eccomi qua! Lei lo sa, io vengo in visita da lei
solo quando c'è un piacere da fare. Beh, sempre un piacere. Da fare a me? Come ti pareva. Bassine, guardi, io ho dormito in terrazza, sono stanco, vorrei andare a riposare. Non si preoccupi, io non faccio caso a queste cose, no. È che sta arrivando mia suocera ora da Parigi e contrariamente all'opinione pubblica, a me le suocere fanno simpatia. Sì, ma non so se ne fa lei a mia suocera. No, guardi, io le so prendere per il loro verso. Ah, ho capito. Aspetti un attimo, arrivo subito. Prego. Il signore ha chiamato? Sì, Stefano. Fra 5 minuti vieni con un biglietto da visita. Sì. E di che c'è un signore che mi vuole fare. Ah, ho capito. Così si libra da quello scoggiatore. Caro dottor Molino, ecco, deve sapere che io un anno fa ho avuto una eredità, da un mio caro zio. E lei deve sapere che la cosa mi è del tutto indifferente. Ecco, deve sapere che io con quei soldi ho acquistato un intero stabile in Rue de Milan 70. Purtroppo però gli appartamenti sono tutti sfitti. Perché non riesco a convincere un cane ad affittarlo. Ora pensavo, visto che lei ha un bel giro di pazienti, ecco, pensavo potesse aiutarmi a piazzarli dentro. E lei si è svegliato stamattina, è sceso in strada, si è fatto la barba anche prima, eh? Ed è venuto da me per farmi una proposta del genere. Oh, un momento, non si agiti, ho pensato a lei, perché siccome i miei appartamenti sono umidi e alquanto malsani, ecco, mi sono detto, con quel clima micidiale, i suoi raccomandati potevano rimanere suoi pazienti vita naturale durante. E così entrambi avremmo avuto il nostro tornaconto. Da fare, ho capito. E lei crede che io sia un criminale così incallito da consigliare le sue baracche assassine ai miei pazienti? Oh, ma me, non sono tutti malsani i miei appartamenti. No. Ce n'è uno nell'ammezzato un po' meno umido degli altri. Un po' meno umido. Un affare d'oro, sa? Prima c'era una saltoria, poi la sarta se n'è andata via, sì. Senza pagare. Immaginavo. A parte questa è una storia buffissima, sa? Questa sarta, donna di mezz'età ancora piacente, aveva un amante. Questo amante abitava proprio... No, sì, guardi, Bassine, io sono ancora qui ad ascoltare lei. Come penso che mia moglie, la mia dolce moglie, Beato lei, che ce l'ha la moglie. Io la mia l'ho perduta. Meglio così. Come meglio così, scusi? Volevo dire, peggio per lei. Mi è stata tolta in meno di 5 minuti. Colpo apoplettico? No, militare. Oh, è fuggita con un ufficiale. L'avevo lasciata seduta in una panchina al parco e gli avevo detto, cara, resta qui, rimani qui, io vado a prendermi un sigaro. Non l'ho più vista. Spero abbia colto l'occasione per smettere di fumare. Ah, quello sì, subito. Sì. Hanno suonato. Per... Oh, finalmente. Come finalmente? Sì. Signore, c'è un signore che la desidera. Ah, oh, bene. Grazie. Molto bene, sì. Ah, Bassine, il solito scocciatore. Ma posso esimermi di ricetta? Oh, non si preoccupi. Io so come scoraggiare certe persone. Sì, rimane buone. Ma qui non si tratta di scoraggiare. Mi vuole parlare per forza. Ah, no. Ascolti, io resto qui ostinatamente. Così quello capisce di essere troppo e fila via. Bassine, mi vuole parlare a quattro occhi. Accidenti. Non è possibile. La faccenda si complica. Scusi, posso vedere chi è? No. Oh, ma è scemo, sì. Ma lo conosco benissimo. Non è lui, è suo padre. Mai avuto un padre? Beh, difatti è suo fratello. Era figlio unico. È suo zio. Suo zio, va bene, da parte di madre, emigrato in Asia, ed adesso è tornato dopo tanti anni clandestinamente e mi vuole vedere in incognito, vada. Ah, dottore, ho un'idea. Allora, ascolti, se quello la scoccia, io le faccio avere il mio di biglietto da visita, così lei dice che sono uno scocciatore. No, fila via. Prenda la sua valigetta. Come, scusi? E vada. Vada. Sì, va bene. Arrivederci, dottore, arrivederci. Ma non di là, di qua. Come di qua, scusi? Vada. Prima che mi becchino di nuovo al ballo dell'opera.
folla si è calmata. Tutto tace. È ora di fare un sonnellino. Se mia moglie mi lascia è un disastro. Il divorzio sarebbe la fine della mia carriera. Signore, c'è la sua signora suocera. Ecco, questo è l'inizio della fine. Oh, signora, c'è la sua signora madre. Che come no? Ma che fa? Piange? Piange, mamma? Non piango! No, piove! È per l'emozione di vedere! Caro il mio mulino! Com'è dimagrito! È dimagrito, lo sai? Il matrimonio fa miracoli! Sì. E perché in abito scuro deve andare a un funerale? No, è per lei! Per me? No, volevo dire in suo onore! No, mamma! Il signore ha vegliato uno dei suoi malati, affetto da agonia cronica. Sì, no, non mi dire, fa il servizio di notte? No, è che quando si tratta di un ballo, balato, balato, io sono sempre a disposizione dei miei balati. Un po' raffreddato. Sì, infatti devo molto, molto riposare, con il vostro permesso. Oh, ma no, ma andiamo, ma che riposo. Bisogna reagire, no? Tesoro, una bella tisana bollente non l'hai ancora fatta a tuo marito? Oh, se ne sa curare benissimo le sue malattie, con i consulti coreografici. Sì, 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 sì. Ma tu ce l'hai con tuo marito, di la verità, che cosa c'è? C'è che qualcuno si è svegliato storto stamattina. E c'è qualcuno invece che non si è svegliato affatto. Oh, buoni, buoni, buoni. Adesso metto a posto tutto io. Sì, bene. Come sono contenta. Sì. Stefano, ce ne sono ancora tante? In quantità industriale. Intenzione di trasferirsi qui, la vecchia. Stefano, vai in camera mia, troverai la mia vestaglia. Prendila e portala. Lei è molto gentile, signore. La ringrazio, tante grazie. Oh, che bello, che bello. Non capisco perché le ringrazia così tanto. Non capisco. Ma quello chi è? No, niente, è un balato, è un balato. Balato, sì. Perché lo lascia fuori? Perché non può stare dentro. Oh. Ha una malattia contagiosa. Deve essiccare al sole. Oh, non mi dica! Invece glielo dico. Perizoma tropicale. Ha una malattia terrificante. Quando uno se la piglia non se la leva più fino alla morte. Però è provvidenziale per i dottori. Ma tesoro, non essere volgare. Oh, senti chi parla. Oh, insomma, fra di voi c'è qualcosa. Io lo devo sapere. Ivan, ti voglio parlare da sola. Sì, mammina. Ci lasci? Sì, e questa è la fine. Ma insomma, Ivonne. Ivonne, che cosa c'è? Mamma, mamma, è terribile. È terribile, lui ha dormito fuori casa. Quando? Stanotte, e chissà quante altre. Ma come, tesoro mio, non te ne sei accorta? Ma queste cose si vedono. E come? Dov'è la vostra stanza? La mia o la sua? La tua, la sua, la vostra, insomma! Io dormo di là e lui dorme di qua! Ma come? Dopo soli 6 mesi? Oh, è da tanto! Oh, ma è una follia, cara! Potete controllare la vicenda! La fedeltà coniugale si ottiene soltanto con la sfiducia totale! Elementare, bambina mia, elementare! Il latin comune e tiene unito gli sposi, gli amanti, i concubini, gli irregolari, tutti quanti! Se di notte uno ne manca, l'altro se ne accorge! Oh, tanto mi tradirebbe anche di giorno! Ah, grazie, grazie! Fa un caldo lì, guardi! Ma che fa? Ma che fa? Contagioso, vada fuori, torni qua! No, scusi, scusi! Senta, signora, io dovrei parlare con il dottore. Per accordarvi sui particolari? No. È il mestiere che fate, no, signore! No. Senta, signora, Voglio il sole, torni fuori! Ma perché devo stare al sole, scusate? Nelle sue condizioni si deve essiccare al sole! Ma lì pure ci saranno almeno 40 gradi! Sempre pochi per la sua malattia! Ma lascialo perdere! Sì, signora, si calmi. Ecco, dica al signore che io... Io gli dico tutto quello che...
Va bene. In questa casa avete tutti qualcosa. Oh, senti chi parla con quello che ha lui. Oh, certo, però, tesoro, che tuo marito è poco igienico, eh. I malati così deve lasciarli a casa loro. Oh, allora mi dicevi che tuo marito ha dormito fuori? Oh, più fuori di così? Oh, è terribile. Senti, tesoro, adesso basta piangere, spiegati. Dunque, Molino ha disertato il talamo. Per chi? Per chi? Ma insomma, bambina mia, un uomo non passa la notte fuori per pigliar lucciole. Hai scoperto qualcosa? Sì, ho trovato questo nella sua tasca. Oh, un guanto da donna! Ma adesso gli faccio vedere. Sì, mamma. Vai di là, che sì, ci penso io. Grazie, mamma. Un guanto da donna. Molino? Molino? Carissima madre di mia moglie! Abbiamo fatto! Ah, sì? Conosce questo guanto? Oh, ma certo, sapesse quanto l'ho cercato! Giù le mani, di chi è? Ma come di chi è? Mio! Su, di questa taglia! È per rendere più smilza la mano! Sa, vede, allungando il pollice e l'indice così e tirando... Ma via, questo è un guanto da donna! Ma sembra un guanto da donna, perché ha preso l'acqua e l'acqua l'ha ristretto! E la lunghezza? Appunto, si è ristretto e allungato! Ha preso in lunghezza quello che ha perso in larghezza! Guardi qua, guardi qua, c'è anche la misura! 6 e mezzo! 9 e mezzo! Ha preso l'acqua e l'acqua ha rivoltato tutto! Lei mi prende per... Eh sì, no! Vuole proprio che le dica quello che penso di lei? Inutile, intuisco. Lei è un marito indegno, un debosciato abituale. Abituale, no. Abituale, certo, altrimenti perché si troverebbe un guanto da donna nelle sue tasche? Ma se le dico che è mio! E chissà nelle sue notti quali altri indumenti intimi si mette in tasca? Perché ha perso qualcosa? E quali prove di colpe si troverebbero a scavare fra le sue carte? Ma analisi, prognosi, tutte cose al di sopra di ogni sospetto! Attento a lei! Se trascuro mia figlia, ci sono co io! No, non oserei mai fare uno scambio simile! Lei... sposato, se lo ricordi? Me lo sta ricordando lei fin troppo. Lei ha giurato fedeltà a noi. No, solo a mia moglie. Oh! Vorrebbe dividere la madre dalla figlia. Ma basta, e se ne vada, fuori dai piedi, perché io qui urlo, strepito e faccio quello che voglia, capito? Perché qui io sono il padrone e non mi faccio mettere i piedi in testa da una cavracchia isterica. Qui non vedo cornacchie, tanto meno isterica. Ma vada via, fuori dai piedi. Lei mi dà intendere che non sono gradita in questa casa? Oh, la sua perspicacia mi sorprende. Vorrebbe cacciarmi dalla casa acquistata con la dote di mia figlia, fatta con i sacrifici di un'onesta vedova. Oh, mi sbaglio? Non si sbaglia affatto. E me lo ripeto una seconda volta, si ha il coraggio. No, tenetemi che faccio uno sproposito. Me ne vado, la risparmio, guardi, la risparmio. Anche se so che avrei la clemenza, la benevolenza di qualsiasi tribunale. No, non passerò una sola notte in questa casa. Piuttosto il dormitorio pubblico. Stefano! Stefano, i miei bagagli! Stefano! E manca l'aria, ho bisogno d'aria. Oh, mio Dario! Ah, grazie! Mi prenderò un appartamento! Come? Sì. Se ho sentito bene, io quello che fa per lei! Come dice? Un appartamento in Rue de Milan 70! Ammobiliato, arredato! Sì, lo metta lì! Non ci avrà mica avvitato lei, eh? No! C'era una sarta! Ecco. Una storia buffissima, sa? Questa sarta, donna di mezz'età ancora piacente, aveva un amante, questa abitava proprio... Sì, va bene, mamma, dica! So se per caso è umido! Beh, dipende, se per abitarci un po'... Per cosa, se no, scusi? Beh, guardi, a volte lo si prende per le scappatelle! Ma come si permette? Ma non è il suo caso! No.
No, no, l'appartamento è sanissimo. Sì, sì, bene, bene. Ma vada, vado pure a vederlo. Sì, sì. Andrò oggi stesso, sì. Rudy Milan! Settanta! Stefano non mi ha portato la vestaglia. Certo che la vecchia rompe, eh? Proprio lei. Come? Oh, finalmente! È la prima volta che è contento di vedermi, sa? Sì, ho riflettuto la sua proposta. Ah, sì? Affitto l'appartamento. Oh, bene, bene, bene. A lei, posso dirlo, vero? Cosa? È una persona per bene, bene, un gentiluomo, sì. Anche molto elegante, eh? Grazie, grazie. Ho una relazione. Con chi? Con una donna sposata. Ah, una donna? Sì. È ancora platonica, eh? È una mia paziente. Paziente? E cosa aveva? E niente. È paziente. Però una guarita lo stesso. Bene, bene, bene. E il marito lo sa? Cosa dice? Ma no, non lo sa. Non lo conosco nemmeno, eh? Beh, sì, ci mancherebbe. E quanto vuole? Per cosa, scusi? Per l'appartamento. Ah, l'appartamento. 2,50. 2,50 all'anno è pochissimo. Al mese, scusi. Strozzino. Va bene, va bene. Lo prendo comunque. Ci vado su. Ah beh, però gli devo raccontare una cosa. L'appartamento è un po' in disordine. C'è ancora l'armamentario della sarta. Sempre la sarta. Sì, ma lei abita lì. Non si preoccupi. Vada a preparare il contratto. Certo. Sì, va bene. Vado subito. Oh mio Dio! No, vada di là. Grazie! Così almeno sto al fresco. Sì, esatto. Vada. Prima che mi becchino di nuovo al ballo dell'opera. Signore, c'è la signora Aubin. Per la solita visita. Ma cosa fai? Ti sei messo la mia vestaglia? Ma certamente, signore. Lei mi ha detto, Stefano, vai in camera mia, cerca la mia vestaglia, prendila e portala. E io la sto portando! Cose da pazzi! Dottor Molinò, buongiorno! Oh, carissima Susanna, come sempre, puntuale alla visita, eh? Stefano, vai! Il signore ha da accendere? No, Stefano, non ho da accendere. Ora, perché non vai in cucina? Vado. Vai. Ma cosa fai? Ho detto in cucina, non in camera mia, Stefano. In cucina! Vado, signore. Ecco cosa succede a fare di un subalterno un complice. Carissima signora Aubin, ma prego si accomodi. Oddio, dottore, com'è elegante. Così, tutto vestito di scuro. Sembra pronto per andare all'opera. Cattiva. Dovrei serbarle rancore. Ma prego, si accomodi. Certo, dottore. Vediamo come vanno i suoi disturbi. Sì. Lasciarmi aspettare così tutta la notte. Se riesco, le sembra carino, eh? Sa, dottore, ho ancora quelle noiosissime emicranie. Però è venuta stamattina, eh? Grazie. Si strai. Sì. Sì, devo visitarla, come sempre, per non dare nell'occhio. Sì. Oh, mio amico carissimo, potrò mai credermi se le dico che anch'io sono rimasta terribilmente delusa. Anche per me è stato terribile, sa? Sì, vediamo. Dice la verità. Ero sicura che mio marito sarebbe uscito per conto suo e invece non m'ha lasciato un minuto per tutta la serata. Sì, dica ne penso qualcuno ci sentisse. Assurdo! È da un paio di giorni che mio marito mi accompagna ovunque. Ogni tanto gli prende la fissazione di stare sempre con me. Sì, dica E giù che mi aspetta in carrozza mio marito? Cosa ha detto? E giù che mi aspetta in carrozza mio marito. Ma è spaventoso! Sì, lo so. Ha voluto accompagnarmi per forza. Ma stia tranquillo, gli ho detto. Mio caro, aspettami giù. Ha fatto bene, benissimo. Anche perché non ho nessuna intenzione di fare la sua conoscenza. Oh, cara Susanna. Ma che cos'è? Ma insomma, sto visitando! Ma no, dottore! È quel coso, è freddo! Ah! Ora vedrà che questo coso si scalda a contatto con il suo corpo. Aspetta un attimo.
Che musica, che musica. Perché batte questo cuore, me lo dica? Perché batte, me lo dica? Oh, no, dottore, non dovrei ascoltare le sue parole. Io mi sento così colpevole, oddio. Ma come, non batte più? Che cosa? Il cuore, il cuore. O sono forse emozionata? Di vergogna? Ma non si preoccupi, in fondo io la sto solo visitando. Per il suo bene. Ah, batte ancora. Allegramente, appassionatamente. Ah, si giri. Sì. Tossisca. Dica 33. 33. 33. 33. Ah, Susanna, Susanna, Susanna. Io così mi fa girare la testa, Susanna. Oh, dottore, sento che ci siamo spinti troppo oltre. Ormai non possiamo più fermarci. Come? Dottor Molino, lei mi crede? Se le dico che per me è la prima volta. Ma è proprio questo che mi fa impazzire, Susanna, Susanna. Oh, Susanna. No, guardi, guardi, ha ragione. Io credo che non possiamo più continuare così. Perché prima o poi qualcuno scoprirà che le nostre visite sono false. E che lei non è una paziente e che io sono un impaziente. Noi dobbiamo fare qualcosa per aiutare il nostro volo d'amore. È d'accordo con me? Sì. Ah, riflessi perfetti, hai nervi a posto. Qualcosa mi dice che se tiriamo troppo la corda con le nostre visite mediche, prima o poi qualcuno scoprirà questa relazione. Ma questa non è una relazione, cara Susanna, questa è una tortura cinese. Noi dobbiamo fare qualcosa per dare un contenuto. Io ho forse il modo. Possiamo vederci oggi in un campo? No, in un campo no, non sopporto le formiche. Ma cosa ha capito? Un campo neutrale. Ah, neutrale, sì. Sai cosa pensavo, dottore? All'appartamentino. Sì. Come nei romanzi. Ah, la vita di Bohème. È tutto quello che ci vuole qui, in Rue de Milan 70. Susanna, andiamoci subito. Lei mi sembra un po' troppo impetuoso. Ma no, è un'impressione. In realtà sono un gentiluomo. Oh, beh, sì, quasi quasi. Però sia chiaro, dottore, la nostra deve rimanere un'intesa essenzialmente spirituale. Sì, ma certo. Io sono fondamentalmente contro l'adulterio. Non è il minimo dubbio, cara Susanna. Cara Susanna. Il signor Aubin. Cielo, mio marito! Cara Susanna, credo che la Rue de Milan 70 avrà effetti miracolosi. Oh, mio caro, penso stavo giusto scendendo. Va bene, cara, vai pure. Ti raggiungo subito. Devo chiedere una cosa al dottore. Certo, caro, ti aspetto in carrozza. Vada pure. Dottor Molino, stavo aspettando... Stavo aspettando mia moglie in carrozza quando ho pensato di salire per chiederle un consiglio. Vede, da un po' di tempo mi esce del sangue dal naso e la circolazione si arresta. Molto bene. Allora lei deve prendere la chiave della stanza da pranzo. È necessaria la stanza da pranzo? È indispensabile la stanza da pranzo. Lei la prende e se la mette sulla schiena. La stanza da pranzo, accidenti. Poi chini la testa dentro una bacinella piena d'acqua calda, tenendo bene immersi naso e bocca. Ma devo respirare! Ma certamente l'importante è che sia ben immerso! Semplice ed efficace! Non mi convince. Dottore, guardi un po' la mia lingua, che cosa ne pensa? La mia è più lunga! La sua è corta e piatta, la mia è stretta ed appuntita. Ma questo è troppo, dottore! Io non sono il dottore! Come non è il dottore? Sono il suo cameriere. Il suo cameriere? E lei ha parlato con me? Sono un tipo alla mano! Non mi formalizzo! Non mi formalizzo, signore! Allora, a chi ho dato il cappello? Oh, io sono pronto, possiamo anch'io, anch'io, ecco il suo contratto, sì. Ah, scusi, scusi, non ho ancora parlato dell'appartamento. L'appartamento è in disordine, c'è ancora l'andata a mettere di la stanza. Ma sì, lo sistemerò dopo. Dottore! Non sono il dottore! Deve essere un paziente. Allora il dottore è lui. Le devo chiedere scusa. Prego, scusi. Sì, le devo chiedere scusa. Lei chiede scusa a me? Sì, per prima. C'è stato un equivoco. Io la... Ah, non si preoccupi, non si preoccupi. Le stavo raccontando della sarta. Ah, sì. Questa sarta, donna di mezz'età ancora piacente, aveva un amante. Questo amante, sì, amante mi ha portato un onoratissimo, onoratissimo, ma bene. Mia moglie mi aspetta in carrozza. Ah, va bene. Scusi, sarà per la prossima volta, d'accordo? Sì. Oh, fermo lì. Le devo raccontare della sarta. Poi
questa santa donna di mezz'età ancora avvenente. Avevo l'amante. Ho da fare in cucina. Accidenti. E adesso chi la racconta? La racconto a voi. Questa sarta donna di mezz'età ancora piacente aveva un amante. Questo amante abitava proprio sotto. In realtà lei ne aveva due diamanti. Uno abitava sopra e uno abitava sotto. Un giorno entrambi mentre si stavano... Aveva detto Bassinè che questa era una sartoria abbandonata. Però è carino, bisognerà sistemarlo, liberarlo dalle cose inutili. Alla fine sarà delizioso. Eh sì, so che è male quello che faccio. Ho il rimorso, ma non lo ascolto. Dormo lì. Oh, è venuta. Finalmente il nostro momento. E ci mettiamo la sedia. Ecco. Ma voi chi volete che venga qui? Questa è una sartoria abbandonata. E non ci sarà mica pericolo? Ma che pericolo volete che ci siano? Qui siamo assolutamente soli, cara Susanna. Soli come su un'isola deserta. Oh, soli, dottore, bene. Non vorrei che lei approfittasse della situazione. Non ci penso nemmeno. Ma perché lei trema? Dottore, se qualcuno ci vedesse, io mi sentirei così colpevole. Oh, che delicatezza, che squisito senso morale. Le giuro che qui siamo assolutamente soli, soli, Susanna, soli. Mi sembra che lei stia un po' esagerando. Ma Susanna, il pudore ha i suoi diritti, ma lei deve collaborare. Ma perché tremate ancora? Vedrà, dottore, vedrà. Riuscirò a superare anche questo momento. Del resto, anche con mio marito. Ma lasciamo stare suo marito! No, dicevo, anche mio marito, che ha fatto il militare come riservista, dice sempre che anche i più coraggiosi hanno paura prima del fuoco. Poi, però, quando iniziano a spararsi addosso, tutto passa. Ma sì, io mi sento tutto un fuoco dentro. Lei non si sente il petto scoppiare di coraggio? Oh, sì! Oh, Susanna, io sono un temerario. Vado all'attacco! Non faccia così! Ho detto ad Anatolio che salivo solo un poco! Ma chi se ne importa di questo Anatolio? È mio marito! Oben? Sì, Oben! È giù che mi aspetta e potrebbe salire da un momento all'altro. Ma perché gliel'ha detto? Oh, insomma, ha voluto accompagnarmi a tutti i costi. Senta, venga, si sieda qui. Vede, io sapevo che questa era una sartoria e sa cosa gli ho detto? Che andavo dal sarto! Trovata geniale! Sì, gli ho permesso che mi accompagnasse per non farlo insospettire. Non avrei mai voluto mancare un altro appuntamento con lei. La prego, sarà gentile. Ma cosa devo dire? Devo essere riconoscente? E va bene, lo sono, lo sono. Del resto, per ora è tutto tranquillo. Non sale di certo. Oh sì, abbiamo due minuti di sfrenata passione. Sì, approfittiamone. Ma cara Susanna. Oh mio caro, la sento freddo, perché? Ma è strano, cara Susanna. E l'ha già detto. L'ho già detto? Beh, può essere, cara Susanna. E tre? Tre, numero perfetto, cara Susanna. No, non mi dica che sto per fare una pazzia. No, non glielo dico. Dottore, lei lo sa che per me è la prima volta. Spero che non sia anche l'ultima, però. Senta, dottore, io devo sapere una cosa.
Lei è felice di essere qui con me? Felice, sì, felice. Certo che per 260 al mese la porta sfondata. Ma oh, dottore, a cosa sta pensando? A niente sto pensando. Ma come niente? A lei sto pensando, a lei. Non è vero, lei mi sta disprezzando, io lo sento. Ma come può dire una cosa così orribile, cara Susanna? Lei non sa di che temperie si nutre il mio amore per lei. Io desidero passare tutta la vita ai suoi piedi, adorandola, cara Susanna. Ma via, sono cose che si dicono. Sì, cara Susanna, se lo sto facendo. Mio marito! Non si può entrare! Come non si può entrare? Volevo dire, entri pure! Mi annoiavo giù di sotto. Quindi ho pensato di fare un salto quassù. Prego, prego, continui pure il suo lavoro. Ho visto, stava prendendo le misure a mia moglie. Sì! Faccia pure, come se io non ci fossi. Mio caro, il signore mi stava prendendo le misure della vita. Sì, 110 di circonferenza. Come 110? 52? Ma stiamo scherzando? Noi sarti amiamo raddoppiare. Anche i conti? No, quelli li triplichiamo. È per distinguersi dalle sartorie ordinarie, sa? E poi così, senza un metro è un po' complicato. Ma lei vuole scherzare? E perché dovrei avere un metro? È lei che deve averlo. È vero, ha ragione. La mia sartoria ne è piena di metri. Sono stracolmo di metri. E che quando cerchi una cosa non la trovi mai. Ah, grazie. Permette. Sì. 42 e 42. 828. 47, 27, di 28 ce n'è uno e tutti gli altri ne hanno 31. Ma sai che è un tipo divertente? Sì, è strambo. Come si chiama? Il signore è il famosissimo sarto Robespierre. Robespierre? Robespierre. 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 Questo nome non mi è nuovo. Ma certo, è il celebre inventore della camicia. La famosa camicia senza collo. Che diamine. Complimenti, complimenti. Ma io devo averla già vista da qualche altra parte. No, non credo. La sua faccia non mi è nuova. Ma forse in qualche luogo pubblico, da chez Maxime, all'Odeon. No. Ah sì, ora ricordo, Moulinot. È il medico di mia moglie. L'ho vista nel suo studio. Sì. Sicura anche lei da quel dottore? Oh sì, per piccole cose, tanto per quello che fa. Ma scusi, non le sembra che sia un ciarlatano? Ma come si permette, scusi? Ma lei che cosa gliene importa? Beh, è sempre il mio medico, gli sono affezionato. Contento lei, tanto non è il mio medico. Cosa sta facendo a mia moglie? Niente! Come niente? Le giuro niente! Lei è qui solo per il vestito. Il vestito? Beh, certo, il vestito. Mi scusi. Una polacca di tulle con guarnizioni di pelliccia e un rambourget di jabot alla pétinière con un plissettato tutto a rotè. Tutto scannellato e inamidato con orli di jais sulla mutanda. Mutanda? Ma non le sembra troppo complicato per una mutanda che neanche si vede? Se la mutanda è sotto non si vede. Appunto, Susanna, non lasciarti prendere da queste cose troppo eccentriche. No. Posso vedere il figurino? Il figurino. No, il figurino non si può vedere. Chiuso in cassaforte per la concorrenza, sa? Insomma, che razza di mutanda sta concertando con mia moglie? Capirà, ne va del mio decoro. Non si preoccupi che il suo decoro è nelle mie mani. Buongiorno, signori. Una donna? Questa chi è? Non c'è la signora Durand? La signora Durand? No, non c'è. Davvero? Mi dispiace, ero venuta per il conto. Il conto. Il conto dei vestiti che la signora mi ha mandato a casa. Va bene. Va bene, prego. Mi faccia vedere. Siete il suo socio? Sono il suo socio, comunque è santa. Bene. Ma
Se siete il suo socio, allora posso rivolgermi a voi. Prego, signorina Voltaire, sì, prego. Sì, signorina Voltaire. Dovete farmi uno sconto sulla fattura. Mi avete fatto un conto troppo caro. Va bene, tutto quello che vuole, tanto per quello che mi costa. Ecco, ecco, guardate, guardate. 340 franchi, un'enormità per quello straccetto d'abito che mi ha fatto. Ricordate quello in crepe de Chine? Ah, in crepe de Chine, sì! Crepe de che? De Chine, ora ricordo, sì, è un'enormità. È un prezzo esagerato. Ma sì! La signora Durand è fuori! È fuori, ogni tanto le capita. Va bene, allora che sconto volete? Per me 300 possono bastare. Va bene, 300. C'è una penna per caso? Metto la penna. Ah, grazie. Allora, dicevamo, togliamo 300, restano 40. Le va bene 40? A dire il vero, non speravo tanto. Noi negli affari siamo molto sbrigativi. Oh, bene, bene, vi ringrazio. Non avrei mai sperato di uno sconto così forte. E dato che la vostra sartoria è così a buon mercato, avrei portato una mia gonna da sera dell'anno scorso, sa? Sono dimagrita un po', sì, e mi va troppo larga. Me la dovreste sistemare al più presto. Tutto quello che volete, signorina Voltaire. Se siete così gentile da prendere nuovamente le mie misure, sì, sa? Quelle dell'abito che vi ho appena pagato già mi vanno larghe. Ma qui c'è una gran confusione. Dove posso cambiarmi d'abito? Si cambia dove vuole, signora. Ma faccia presto, però si mette là dietro il divano, dietro il divano. Noi non vi guardiamo, eh! Ah no? Avevate promesso, di non guardare. Mi sono distratto un attimo. Ora vi tengo d'occhio, Non voltate. Non si preoccupi, noi sarti siamo abituati di vederne di donne nude. No. Ora potete voltarvi. Guardate, guardate come mi sta larga. Sì. Prendete le mie nuove misure. Eccolo qua. Oh, un po' più indietro. Ma come? Ma non avete un metro da sarta? Mi meraviglio di voi. La mia sartoria ne è piena di metri. È che mi trovo bene con questo sistema. Se mi fate un buon prezzo, vengo quando non c'è nessuno, nessuno, e vi faccio prendere tutte le misure che volete. Anzi, vi faccio fare tutto. Mamma, signorina Voltaire, signorina Voltaire. Tutte le prove che volete. Siete sposata? No, magari. Sono una ragazza illibata. Bene, bene, lasci qui la gonna, la faremo allargare. Volevo dire restringere. Voltatevi di nuovo, sì, sì. Così me la tolgo e me la lascio. Faccia presto, signorina Voltaire. E più tardi vi porterò la stoffa per un nuovo abito, sì, sempre allo stesso prezzo dell'ultimo. Ma certo, signorina Voltaire. Non si preoccupi, signorina Voltaire. Vada, vada, torni per 15 giorni. Devono essere tutti ladri questi sarti per poter fare sconti del genere. Bene, si è fatto tardi. Devo andare. Le lascio mia moglie nelle sue mani. Ci pensi lei? Non ti preoccupi. Ma mi raccomando, le faccia qualcosa di fine, raffinato. Che si vedano i fianchi e le stringa il giro della vita. D'accordo. Deve aderire bene al corpo. Ma certo. E poi il petto. Lo faccia uscire fuori. Ah sì, d'accordo. In tutta la sua floridezza. Sì. Il sarto è un po' come il medico, bisogna sempre dirgli tutto. Arrivederci! Arrivederci! Arrivederci, caro! Bene, arrivederci! Adesso, che cosa facciamo? Che cosa?
cosa facciamo, glielo dico io che cosa facciamo. Io non rimango qui, questa è, non è una casa, questa è una trappola, una tagliola, me ne voglio andare. No, mio caro, lei non se ne può assolutamente andare, mi dispiace. Come non me ne potrei andare? No, perché adesso mio marito la crede un sarto. E se dovesse ritornare e non trovarla, come minimo, le spara. Ma io le sono devoto, ma lei non può dire che questo spara così senza pensarci due volte. Non scherziamo! Non scherzo affatto, ti conosco perfettamente Anatolio. Facciamo una cosa, lei continua a prendermi le misure. Ma è lei! Ma le sembra il modo di entrare così come un bisonte? Ma vada, vada! Gliele avevo detto che era cura da sistemare. Sì, ma... Scusi, ma perché lei stava seduto dietro la porta? Perché la sua porta non si chiude. Lei affitta appartamenti sfondati. Gliele avevo detto che era cura da sistemare l'appartamento. Sì, ma la serratura è la prima cosa, no? Qui sembra di entrare in una piazza, in un caffè. Il primo imbecille che entra... Che sarei io? Ma cosa c'entra lei, scusi? Ma chi si crede di essere se pensa che si parli sempre di lei? Beh, ha ragione, io non conto. Ma il fatto è che quando la sarta se n'è andata via, senza pagare, e si è portata via anche le chiavi dell'appartamento. E così ho dovuto far forzare la serratura. Però, non si preoccupi, domani le mando il... Fabbro. Sì, mandi il fabbro, il macellaio, il droghiere e qualche cronista di Gazzetta. Sì, domani. A proposito, a parte qualche piccolo inconveniente, si è trovato bene? Sì, benissimo. Vedo. Anzi, come può vedere, io non sono solo. Vedo. Oh, signora, rimanga, guardi. Io non ho segreti col dottor Mourinho. Ma sì! Resti, signora! Non vorrà mica andare via! Ma no, non vorrà mica andare via, Caro dottor Mourinho, poco fa ho avuto un'emozione da infarto. Sì. Si figuri che pensavo di essere sulle tracce di mia moglie! Guardi, ho da fare adesso, non posso ascoltare! No, ascoltare che è bella! Mi avevo detto di una certa Madame Bassinet in via Breda. Penso sarà mia moglie. Precipito! Momento, se ne può andare lei? No, la signora non mi dà fastidio. Insomma, ascolti. Arriva in via Breda tutto trafelato. Non era mia moglie. Oh, era un'altra donna che mi guarda e mi fa... Cosa vuole? E io... Niente, cercavo una donna. E questa... Prego, si accomodi. E come la vuole? La vuole alta? La vuole bassa? La vuole magra? Grassa? La vuole bionda, rossa? Un disastro, guardi! Guardi, Bassinet, più che un disastro mi sembrava un bordello. Io sono sicuro che troverà sua moglie in un'altra casa. Chiusa. Vada. Mia suocera? Sì. Ma cosa c'entra mia suocera adesso? Ma questa è la stazione centrale! Nessuno? C'è nessuno? Il contagioso! Stia alla larga e mi mostri le stanze, ma col dito! Mi dispiace, signora, ma questo appartamento qui è già affittato! Ma come? Ma se m'aveva detto... Affittato! Mio genero! Che ci fa lei qui? No, che ci fa lei qui, scusi! Io mi rifiuto di rispondere! E badi bene, posso pensare male, malissimo! Male? Malissimo pensare male, perché io sono qui in veste di medico. Ha capito? Questa signora è una mia paziente che sta poco bene. È vero, signora, che lei è una mia paziente? Sì. Visto, eh? E che abita qui? Sì. La nuova affittuaria! Allora io le chiedo scusa, signora. Sa, ero venuta per quell'offerta. Ah, per un'offerta? Sì. Cara signora, lei come patronessa è la benvenuta a casa mia. Aspetti, tenga 5 franchi. Ma che fa? Mi dà dei soldi! Ma non si vergogna a venire nelle case degli altri a chiedere dei soldi? Abbiamo una vecchia cattora! Io non ho chiesto dei soldi! Se li riprenda, cara signora,
Io non cerco 5 franchi, ma un appartamento! Un appartamento? Un appartamento? A questo punto penso che il dottor Molino dovrà presentarci. Questa è la signora... Egreville! Egreville, mia suocera. E la signora Obel, Susanna. Oh, molto piacere, oh, piacere signora. Mio, cara signora. E così lei è in cura da mio genero. Certo, e anche mio marito. Ah, oh, mi fa piacere, sì, sì. E che cosa ha suo marito? È un eczema. Oh. Ho un eczema a piastre. Piastre. Con follicoli purulenti e parziale discomazione del derma superiore. Una conseguenza del parto. Parto? Lui? Ma non lui, sua moglie. Io? La signora è mamma? No, veramente no. Ma cosa ha capito? Ho detto porto. Marinaio? No, alcolizzato, beve porto, sì. Ma non mi faccio troppe domande, che c'è il segreto professionale. E ora, cara suocera, vorrei continuare la mia visita, se sì, va bene, va bene, vi lascio soli. Ah, se dovesse venire mia figlia, sua moglie, le dica che passerò più tardi a prenderla. Va bene, cara suocera. Ah, inutile, sa che faccia tanto gentiluomo. Io la conosco bene. Arrivederla, cara signora. Mi raccomando, curi suo marito. Il porto. Porta alla rovina. Scusate il vestito. Fermala. Cosa c'è, signora? C'è suo marito. Seguala, signora. Ma perché devo seguire? Seguala, signora, da questa parte. Ma vado anch'io, vado anch'io. No, lei rimanga qua. Allora me ne vado. No, lei non può andare. Sta sedendo un signore, chiederà di me, del sarto Robespierre. Robespierre? Sì, perché per lui io sono il sarto Robespierre. Mi sembra il momento di ridere, questo? Gli dica quello che vuole. Sì. Gli dica che io sono a colloquio con la regina del Portogallo. Come? Con la regina del Portogallo, sì, gli dica così. Basta che io non lo veda. Oh mio Dio! Ho capito, sì, sì. È il solito seccatore da far fuori. Robespierre. La regina di Portogallo. Mi sa che non sta tanto bene di testa. No, dovrebbe farsi vedere da un dottore. Il dottore! Eccomi qua. Ma il signor Robespierre non c'è più. No, oggi Robespierre non può ricevere. No, no, il dottore. Sì, che è il dottore, sì. Il nostro caro dottore. Caro dottore, sì. Sì, non pensavo proprio di trovarla qua. Già. Ho parlato poco fa con il sarto Robespierre. Mi ha detto che viene da lei. Sì. Immagino che lo visiti spesso. Beh, ogni tanto ho interesse a fargli visita. Sì, mica si lavora gratis. Sì. E cosa sta dicendo questo? Sento un po' in confidenza, ma che cos'ha? Che cos'ha? È malato. Malato? Ah, se ne è accorto anche lei? Sì. Secondo me, sì, è malato. E che cosa gli fa? Che cosa gli fa? Docce fredde? No, io non gli faccio nulla, perché non è di mia competenza. Però, un po' di docce fredde non gli farebbero male. Sento un po'. Già che ce l'ho sotto mano, le voglio chiedere un consiglio. Vede, io sono un tipo caldo, diciamo, esuberante. Ah, bene. Però purtroppo da un po' di tempo a questa parte la circolazione mi si blocca e mi si addormentano le gambe. Un male tremendo, tremendo. Sì, ne parlavo giusto qualche tempo fa con il suo cameriere. Ah, lei ha conosciuto i miei camerieri? Sì. Giovanni o Battista? Giovan Battista, il quale mi ha dato dei consigli cervellogici che immagino li abbia sentiti da lei. Beh, guardi, per un caso come il suo non c'è niente di meglio che un bel massaggio. Già provato, senza benefici. No, bisogna saperli fare. Lei faccia così, chiami un massaggiatore, lo fa accomodare a casa sua, lo fa spogliare e lo fa distendere sul divano. Poi lei lo massaggia energicamente per un'ora. Se dopo un'ora il suo sangue non si mette a circolare, che mi venga un accidente, scusi. Ecco, io facevo esattamente il contrario. No,
No. La ringrazio. La ringrazio per il suggerimento. Ma il signor Robespierre non si può vedere. No, assolutamente no. Oggi Robespierre è a colloquio con la regina di Portogallo. Oh, una regina. È un salto alla moda. Se chissà quanto costa. Scusi, ma perché lei non torna un altro giorno? Non posso. Non posso via. Non posso perché, intendetemi, devo attendere un'amica. Un'amica? La signora De Saint-Enigrese si è messa in testa di farsi servire dallo stesso sarto di mia moglie. E quindi, via, sono venuto un po' prima per evitare che si incontri con lei. Le risulta che sia andata via. Ah, la signora che era qui poco fa è sua moglie. Sì. E lei la lascia venire qui da sola? Oh, ma non si preoccupi, l'ho accompagnata io. Oh, bene, bene, quando è contento lei. Immagina
immagina che sorpresa le sto preparando. No, non lo immagina affatto. Non lo portano le qui una signora. Una signora? Un'altra! Sì. E per farci che? Per fare un vestito. Mi sembra un'idea carina questa. Non ne vengono che così. Ma lei crede che non abbia nient'altro da fare? Oh, insomma, io non ho mai sentito un bottegaio lamentarsi per il troppo lavoro. Ma io non mi sto lamentando affatto. Ma scusi, lei è sarto o no? Ma certo che sono sarto, un grande sarto. Anche perché se non lo fossi, ma quanto mi uccide. Ma lei sembra abbastanza rintronato. Dicono che dovrebbe farsi delle docce. E chi è quell'imbecille che gli ha detto una cosa del genere? Carissimo! Ah, Robespierre, questa è la signora de Saint-Engrace, di cui le ho parlato. Molto lieve. Rosse, pupolette. E lui? La signora de Saint-Engrace sarà una cliente dei miei. Fa parte della migliore aristocrazia parigina. Devo assolutamente parlargli. Oh sì, amico mio, in effetti è così. Oh, ma guarda, il mio tesorino muove la gola. Vuol dire che ha un desiderio impellente di scendere giù da basso. Portalo a passeggio e torna su tra poco. Ma cara, non è dignitoso. Tu credi? Vai. Grazie qua! Ormai ci sono il corso della vita! Lo ricordi? Il quartiere latino? Sì, me lo ricordo! È lì che ci siamo conosciuti! È lì che studiavo medicina! Poi la laurea? Ma certo, come vedi. E ti sei messo a fare il sacco? Ma fare un medico, fare il medico è banale. bravo! Il tuo cuore! Rosa, ti prego, non gridate. E perché? C'è un malato in casa? Ma no, sono più Cicciobello. Quello va bene per il quartiere latino. Ah, hai messo la testa a partito? Poverino! No, Rosa, mi difendo ancora. Adesso sono una persona seria, un posto, posata. Ah, ma io ti ho conosciuto solo con quel nome. Come ti chiami veramente? Beh, io, Mulino, e Robespierre! Ma che nome ridicolo per uno come te! Ne si fa quel che si può! Bene, se tu non sei più Cicciobello, io non sono più Rose Pomponette. Sono la signora de Saint-Anigrese. Oh, ti sei piazzata, eh? Anche casata. Prima ho sposato uno sciocco, un balordo. Dopo due giorni di luna di miele l'ho mollato per un generale. Caspita! È lui che mi ha dato il gran nome che porto. Un generale? Ma sono rari i generali, eh? E dove hai trovato questo generale? Ai giardini, mentre mio marito era andato a comprare le sigarette. Ho già sentito una storia del genere. Sembrava un sigaro, però. Ma che succede? No, niente. Hai mica un animale chiuso lì dentro? Ah, sì, è uno struzzo. Ho guardato la plastica e per le piume. Oh, fammelo vedere, terrificante, non ama la gente. A proposito di bestiacce, tuo marito non l'hai più visto? Mai, se Dio vuole. Mi è servito per il lancio e basta. E una volta lanciata ho preso il nome che porto. Ma lì lo struzzo si dà da fare. Vado a dirgli due paroline. Ma chi ha lo struzzo? Ma sì, ma non ne vale la pena. Ma non vai qui con me. Ma non posso, Rosa, ma non posso. Le va a prendere in giro la gente, lei? Susanna, che disastro! Un'altra donna? Questo è troppo! E quella chi è? Lo strutto? È la cassiera, una malata di nervi. Non dalla retta quello che dice? Susanna, per carità, non facciamo scandali. Se voleva stare con la sua amante, poteva anche dirmelo. Signora, per chi
signora. E la prova che sono il mio stato è che io sono qui con mio marito. Non le dice niente questo? Mi sembra una prova, appena non metto insinuazioni. Oh, sono proprio curiosa. Curiosa di vederlo questo suo marito. Oh, lo vedrà. E si dovrà portare il cane a passeggio. Adesso manca solo il marito. Eccolo che arriva. Non è bello, non è l'ultimo. Vieni avanti, caro. Fatti vedere. Questa balorda non crede che sei mio marito. Si sa di chi fu. Eccolo lì, eccolo, tesoro mio. Si era perduto, si era smarrito. E tu sei un mostro, sei un pedefago, sei un vigliacco. Ma io mi vendicherò. Andiamo via, piccolo mio, vieni a casa. Susanna. Ma all'Antonio. Ma Aspettone, ma che ti ho fatto? I miei nervi, l'emozione, oh, prendo! No, 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 Susanna, ti sembra il momento di svenire questo? Cielo! Mio marito! Mio moglie! Basta! Ma che, ma Ivana! Ivana, vieni qui, ti posso spiegare tutto! Come la vedo questa donna? Proprio lei, venga qua! Venga qua! Cielo, mia moglie! Cercava un medico per un'operazione. Quando gli ho detto che è il medico in casa, ha detto no, 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 ma è passato tutto. È un imbecille, insomma. Già. Comunque, Stefano, quando è nessuno, si viene e si dice: signore, non è nessuno, no? No, la capisco, signore, ma se mi permette, la colpa è sua. Le cose malvagie vanno fatte per bene. O non si fanno? Sì, le cose per male vanno fatte per bene. Sì. Se lei mi avesse detto: Stefano, stanotte vado a fare bagordi, mi ci sarei messo io nel suo letto, signore. Nel mio letto? Ah, sì. Non mi fa schifo. Prima avrei cambiato le lenzuola. E tutto questo per salvare le apparenze. Stefano, io sono fuori di me, ma tu dove sei? Ma sempre accanto a lei, signore. Yvonne, Yvonne. È più di 24 ore che manca dal tetto coniugale. Signore, c'è qualcosa che si può fare per mettere fine a questa incresciosa faccenda? Che cosa, che cosa? La pace. Ma la pace mai! La prego, signore, la faccia per me. Io non sopporto la gente depressa. Dopo un po' mi prendono i nervi e non sopporto più nemmeno me stesso. Hanno suonato? Non importa. Come non importa? Generalmente, se non apro, non si può entrare. Vai! Vado. Generalmente, se non apro. Signore, la prego, la faccia per me. Mai! Mai! Ah, Stefano, non ci sono per nessuno, tranne che per mia moglie. E se fosse il Papa? Ma neanche il Papa! Via, via, mi faccia entrare, mi faccia entrare! No, no, il signore non c'è! Via, su, il portiere mi ha detto che c'è! Me l'ha appena detto lui stesso che non c'è! Lo saprà meglio lui del portiere, no? Allora gli dica che c'è il signor Aubin! Si fa presto a dire Aubin! Ha detto nemmeno fosse il Papa! Lei non è manco vescovo! D'accordo!
D'accordo, ma io lo devo assolutamente vedere, per via di mia moglie. E lui non vuole vedere nessuno per via della sua. Perché? Ma caro mio signore, queste non sono cose da mettere in piazza così. I segreti dei padroni sono sacri, inviolabili, ed io sono fedele fino al martirio. Se lei mi chiedesse, è vero, caro Stefano, che c'è un gran bordello in famiglia? Io le risponderei, ma come si permette di usare simili espressioni solamente per un po' di confusione familiare? E se lei mi chiedesse, è vero, caro Stefano, che il signore ha dormito fuori la notte scorsa e cosa ancora più grave, la signora manca da 24 ore? Io le risponderei no. Non capisco di cosa stia parlando. Quindi la moglie del dottor Mulino non è tornata a casa. E chi gli ha raccontato una sciocchezza simile? Me l'ha detta lei! Io! Che faccia tosta! Non è tornata a casa, proprio come mia moglie. Dopo lo scandalo di ieri non si è più fatta vedere, è incredibile! Anche sua moglie? Allora è un caso di fuga di massa. Ed è per questo che sono qui, perché so che a quest'ora viene dal dottore. Eh sì, ma oggi il dottore non riceve nessuno, capirà. Finché non torna sua moglie. Hanno suonato. Deve essere mia moglie. Mi faccia entrare! Vado a dire al dottor Molinò che sono qui con sua moglie! Oh, ne sarà felicissimo! Felicissimo? Ne sarei stupita! Oh, oh, la moglie del dottor Molinò è tornata. Fortunato lui. Ed è con la regina. Maestà! Ancora lei! Scusi, scusi, ma lei non è la regina del Portogallo? Il caso è grave! Sicuri, caro signore, il suo eczema diventerà un cratere! Io sono la signora Egrigli una volta per tutte! Allora le chiedo scusa, ho frainteso. Immagino che dobbiate parlare subito con il dottore. Ritornerò più tardi. I miei rispetti. Buongiorno. Buongiorno. Dove vai? Tu vieni qua! E mi raccomando, niente debolezze. Ivana, finalmente sei tornata. Indietro, signore. No, si levi di mezzo lei. No, signore, sono ben altre le ragioni della nostra presenza. Ivana, riporta d'ordine tua madre. Credeva che tutto fosse finito così, vero? So ben io come deve comportarsi una madre in questi casi. Una madre in questi casi si deve togliere di mezzo perché non c'entra un fico secco. Il fico secco le ha riportato sua moglie. Oh, vedo che cominciamo a ragionare. Ma non per lasciarla in balia di un avventuriero. Il matrimonio è rotto, caro signore, ma non si deve sapere. Mia figlia resta qui per salvare la faccia. Brava, lasci qui sua figlia, poi le parlerò io. Perché intanto lei non va a salvare la faccia da un'altra parte? È qui che si sbaglia, caro signore, perché qui, in questa casa, ci resto anch'io. Ebbene, e la casa è divisa in due, le donne da una parte e gli uomini dall'altra. E qui un bel salottino per parlamentare. Ma che idea folle, ma che idea malsana. Yvonne, dimmi cosa ho fatto di male per meritare un'idea cretina, dimmelo tu. Tu non rispondi. Non sto parlando con lei. Si contenga, signora. È quello che sto facendo. E hai il coraggio di chiedermi che cosa ho fatto? Oh, sì, il signore ha il coraggio. Ho anche il coraggio di parlare con questo essere. Sii più gentile con la mamma. Guarda, solo perché me lo chiedi tu, perché se fosse per me io l'avrei già mandata al diavolo. Ma non lo faccio. Ti ho sorpreso con una donna tra le braccia, non ti basta? Ma quella era una cosa che non... Basta! Tu te le fai con le sartine, questa è la verità. Oh, e me le presenta anche come pazienti. Ma no, quella che ho presentato a lei è un'altra faccenda. E quella è la signora Aubin, la moglie del signor Aubin. Moglie di chi? Del signor Aubin. Allora è bigamo. Oh, vedo che cominciamo a ragionare. Ma no, ma cosa mi fa dire? Ma lei continua a non capire, dunque non ci metta il becco. Io dico quel che vedo e vedo quel che dico. Lei dice quel che vuole e vuole quel che dice. Io voglio solo parlare con mia moglie. Io non lascio mia figlia nelle sue grinfie. Sì, invece. Invece no. Sì. Invece no. Sì, invece no. No. Scusate. Mamma, lascia che mi parli un attimo da sola, così dopo non avrai più niente da rimproverarci. Figlia mia, io ti conosco, ti farai turlupinare. Stai tranquilla, mamma. Vai un momento di là.
Povera bambina mia, se non ci fossi qua io, si sarebbe già riconciliata. Yvonne. Dimentica per un attimo di avere una madre e ascoltami, perché io sto per dirti tutta la verità. Avanti, ti ascolto. Avete finito? No, non abbiamo finito, se ne vada, capito? Fuori dai piedi. Yvonne, quelle due donne sono un segreto del signor Pen, non mio. Figlio mio, non farti abbindolare! Ditemi se non ho le attenuanti, se la strozzo. Yvonne, ma vedi, quelle due donne sono un segreto del signor Ben, io non le conosco. Il signor Ben me le aveva portate per risolvere un caso particolare, un caso medico, una patologia doppia. Ma tu non puoi capire, qui siamo nel campo della scienza, sono cose complesse. Aspetta. Perché quella donna era tra le tue braccia e la stringevi? E la stringevo? Perché tu hai interrotto un esperimento di suggestione catalettica. E difatti quella donna era svenuta. L'esperimento non è riuscito, il caso è chiuso e non ne parliamo più. Non resisti, Io vorrei crederti. Dici cose che non posso capire. Ma tesoro mio, ci sono cose che un gentiluomo, e per di più medico, hanno il dovere di spiegare senza tener conto della verità. Ci credo. Ma avresti il coraggio di giurare? Ma perché giurare se mi credi? Giuralo sulla testa della mia mamma. Lo giuro. Sono così sollevata a sapere che quella donna non la conoscevi. Guarda, se mi incontri ancora con quella donna, io ti autorizzo a lasciarmi. Va bene così? Ti perdoni, oh, cara. Sì. Oh, ma non così. Qui. Oh, sì, va bene. Bacio almeno. Va bene, fino a qua si può. Sì. Cosa vedo? Il santo Robespierre è l'amante della moglie del padre. Sei un angelo. Allora, d'ora in poi non farei più come l'altra notte? Non mi hai ancora detto dove l'hai passata invece di stare con me? Me lo dirai un giorno, vero, caro? Guarda, non avrai più niente da rimproverare. Oh, intanto ti rimprovero di essere un cattivo marito e di non amare abbastanza tua moglie. Ma sei tu che non ami abbastanza il tuo maritino. Questa poi. Sono io, sono qui. Sono appena arrivato e non ho sentito niente. Questo mi rovina tutto. Carissimo signor Ben, le presento la signora Moulinot. Ho visto, ho capito tutto. Vecchio satiro, i miei complimenti. A parte questo, ha pensato poi alla nostra faccenda? Quale faccenda? Intendo dire il vestito di mia moglie. Ma sì, cambiamo discorso, è stato il vestito, caro? È un vestito, un abito medico che sto preparando per la moglie. Medico? Sì, medico, è praticamente un treccio di resistenze elettriche per scaldare il derma e sciogliere il grasso. È un esperimento, Ma la cosa mi pare losca. Ma tesoro, ma perché ancora con queste idee losche? Ma lo sai che io ti amo. Ma lo sai, ma devi credermi. Molto bravi però, non fanno niente per nascondere la tresca. Io ti amo. È un marito. Tesoro. Ci siamo, Senta un po'. È una tragedia. Senta un po', adesso. Non ha visto. Adesso lo ammazza, Non ha visto che sono qui, Sì, ho visto. E allora mi dica buongiorno, non mi dice neppure buongiorno. Buongiorno. Tutto qui. Robespierre. Robespierre? Perché ti chiamano Robespierre? Robespierre, pensa, uno scherzo fin dal liceo. Perché lui era Marat al bagno e io ero Robespierre. Ah, eravate compagni di liceo. Lui lo conosci? Ma non lui, suo fratello. Ah. Yvonne!
C'è tua madre che ti chiama. Ivanda, sì, è un cinico, è un cinico. E lei non dice niente. Io? E che cosa dovrei dire, scusi? Niente, niente, niente. Mi sa che li abbiamo disturbati i due sì. piccioncini. Che tempi viviamo. Però sono carini, vero? Sì, 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 sì. Sì, molto, molto, molto carini. Costui è privo del minimo senso della morale. Setopo, dica. Io non sono certo un tipo che si formalizza, sì. Ma lei dovrebbe controllare meglio sua moglie. Mia moglie? Scusi, me ne dia il tempo. L'ho ritrovata appena ieri, mia moglie. L'ha ritrovata? Sì, sì, certo, deve sapere che mi aveva piantato. Ah, è per un sarto. No, per un ufficiale. Ah, per un ufficiale. Sì, sì, sì. Tipo allegro. Tipo allegro, sua esatto, moglie. Sì. Beh, l'ho cercata per un pezzo, sa? E poi all'improvviso, così, me la ritrovo tra le braccia. Dal sarto Robespierre. Indovinato, indovinato. Ma fatti indovinare. Non sì, è sì. stato difficile capirlo. Lei come marito ha una tolleranza ammirevole. Guardi, è dalla gioia quando mi ha ritrovato. Mi ha dato uno schiaffo. Che carina, che carina, che carina. Contento e bastonato. La cosa non mi meraviglia. E guardi, e fra poco qualcuno si meraviglierà quando io gli presenterò mia moglie. Mia suocera è quasi convinta. Ah, mi scusi se prima. Sì, 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 sì. Qua. Devo parlarle. Ah, va bene, va bene, va bene, va bene. Parli pure. Sì, 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 dica. Ma sono faccende personali. Interessante la cosa. Interessante, interessante. E va bene, vi ho capito. Vi lascio parlare da soli. Sì, 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 sì. Deve sapere che mia moglie da ieri non è tornata a casa e siccome so che a quest'ora viene dal dottore, la sto aspettando. Accidenti. Come ha detto? Ho detto accidenti. Anch'io ho detto accidenti, ma non è servito a niente. Senta, io vorrei sistemare la faccenda con mia moglie, ma come gliela faccio digerire la storia di Rose? È un bel pasticcio la storia di Rose. Robespierre, Robespierre, lei mi deve aiutare. Va bene, siamo fra uomini, aiutiamoci. Sì, lo spero, lo spero. Dirò a mia moglie Susanna che Rose è la sua amante. Va bene, d'accordo. No, 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 non si può fare. Ma lei che cosa gliene importa? Lo saprà solamente mia moglie. Le dico che non si può fare. Ma signor Robespierre, la prego. No, no e no, lo chieda a qualcun altro. A chi? Lo chieda, non so, a chi... Lo chieda a me. Lei crede che la moglie del dottor Moulineau non dica niente? Ma cosa vuole che gliene importi alla signora Moulineau? Quando è così. Il signore vorrebbe parlarle. Prego, dice a me. Sì, a lei. A lei. Ah, prego, prego. Eccomi qua, arrivo subito. Dica, dica. Deve sapere che lei dovrebbe, sì, dovrebbe farmi un grande piacere. Beh, mi scusi, sa, ma siamo a fine mese e io non ho contanti con me. Ah, ma non ne costerà niente, non ne costerà niente. Ah, no? No. Beh, allora dica, allora. Ecco, vede, mia moglie mi ha sorpreso con l'amante. Con l'amante? Questa non è nuova! Non è nuova, è vecchia. Eh sì! Ma la cosa nuova è che mia moglie verrà qui tra poco. E lei dovrebbe dirle che Rose, del Sette di Grey, sì? è la sua amante. La mia amante! Questa sì che è un'idea! Oh. Peccato che non sia una bella idea. No, ma intende forse rifiutare? Indovinato, indovinato. Ma no, venga qua, accetti. Guardi che quello lì è il presidente di un certo numero di società in espansione. Avrà sempre bisogno di immobili. Accetti, accetti. Dice. Sì, accetti. Il signore accetta. Va bene, accetto, accetto. Scusi, ma non è che mi impegno in qualcosa? No, ma no, assolutamente niente, niente, niente. Allora mi spieghi, ma com'è? È carina? È allegrotta? Sì, sì, sì. Beh, abbastanza, sì, sì, abbastanza, ma di classe, di classe. Sì, sì, ecco, sì. Guardi, questa è la sua foto. Bella, sì. Appena verrà qui mia moglie, io le dirò di fargliela vedere. È per dare più verosimiglianza alla faccenda. Esatto. La signora Aubin. Da nascondere. Sì, sì, subito, subito.
Signori, buongiorno. E buongiorno, signor Ben. Buongiorno, signora Ben. Buongiorno, Susanna. Ah, il signore è qui. Benissimo, vuol dire che posso andarmene. Susanna, posso spiegarti tutto? Certo, signore, in tribunale e a suo tempo. In tribunale? Ma non ci penso nemmeno. Mi hai sorpreso con una donna, sì, è vero, ma io quella donna non la conosco affatto. E la prova è che quella donna è l'amante del signore. Non è vero? Ah, esci! Sì, sì, l'amante, sì. Ma perché mi raccontate queste stupide storielle? Ma su via, signora, non sia così incredula. In fondo siamo fra persone che non hanno niente da nascondere, Susanna, ti prego, devi credermi. E faccia vedere la foto. Ah, la foto, sì, subito la foto. Eccola, la foto. La signora Bassinet. Oh, finalmente mia moglie! Sì. Rose! Bombonette! L'amante di mio marito! Vieni avanti, ti presento Oben. Oben! Si è dissolto Oben. Murino! Anche Murino? Ma che cos'hanno tutti questi? Cos'hanno? Nessuna educazione! Sì. Ah, cara, permetta, signora, le presento. Io non le permetto affatto. Anche lei? È il colmo! La padrona di casa, sì. Signora, permetta, le presento. Lei qui ancora? Vedo che continua l'esercizio del suo bel mestiere. Mamma! Che banda di caponi in questa casa! E tu non dici niente? Su! Vai a vedere dove si sono cacciati! Vado subito, cara! Ma Rose, ma ti sei impazzita a venire in questa casa? Ma chi te l'ha detto di venire qui? E perché? Io sono qui con mio marito! Tuo marito? Sì, è venuto a vedere dove eravate andati! E Bassinet! M'ha ritrovato ieri! Bassinet! Rose, ti prego, niente scandali! Devi andartene! Oh, insomma, mi avete rotto le scatole! Oh, non ci mancava altro che portare le sardine nel domicilio coniugale! Questo è davvero troppo! Sì. Ma di che sardine sta parlando? Questa, per esempio! Io? E quella, per esempio! Io? La signora è mia moglie! Oh. Ah, è la signora questa? È la mia di moglie! Guardatemi bene prima di parlare di lei, eh? Sua moglie? Per l'appunto, è lei. Io che gli ho dato anche la foto. Mi ridia la foto. La foto, sì. Guarda un po'! Guardi anche lei. Assomiglia tutto a mia moglie, non trova? A lei? Ma per niente. Ma guardi anche lei. Ma quanto assomiglia questa donna a mia moglie? No, non le assomiglia per niente. Non le assomiglia. Dimmi, cara, ma quanto è ti assomiglia questa donna? È uguale a te? Caro, sei proprio cattivo con me. Questa donna è orribile. Oh, era tutto vero. Tu non m'hai affatto tradito. Potrai mai perdonarmi? Ma sì, mia cara, ti perdono. Oh, tesoro, e tu potrai mai perdonarmi? Ah, non chiedermi di perdonarti sarebbe troppo. Oh. Se non resto qua io a tenere bene gli occhi aperti, questi domani sono punto e a capo. Finalmente. Oh, finalmente sento di nuovo di avere mio marito. Marito? Ma allora il dottor Molino? E lui è il dottor Molino? Imbecille! Ma io la credevo un sarto! Ma lo sono sarto! Per procura! E vede, mia zia, tornando dall'America, si è fermata in Italia e ha aperto una grande sartoria! Sì, va bene! Quando mia cugina si... Va bene, ho capito, ma poteva anche dirmelo! E non potevo! E perché? Segreto di famiglia! Vabbè, quando è così... Comunque adesso che sa che io sono il dottor Molino, vorrei averla come mio paziente, a titolo di amicizia, eh? Ah, la ringrazio, ma guardi, non ho nessuna intenzione di ammalarmi, sia pure a titolo di amicizia. La sua signora è già una mia affezionata paziente, è vero? Sì, certo, e non potrei mai cambiare mio medico di fiducia, caro. Dottor Molino, mercoledì alle 11, è il nostro appuntamento, se non sbaglio. Non si sbaglia, signor Ben, non si sbaglia affatto.